Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con te, nostra guida e pastore, e con tutti voi. Seduti. Ora l'amministratore diocesano inizierà al nuovo pastore il saluto di benvenuto. Subito dopo sarà mostrata in letta la bolla pontificia che nomina Monsignor Filograna nuovo vescovo della diocesi di Nardone Arcigoli. Poi il vescovo si insedierà sulla cattedra, simbolo del magistero episcopale e dell'unità di fede e di amore di questa chiesa particolare. Da questa sede preeminente, che dà il titolo di cattedrale alla chiesa principale della diocesi, il vescovo riceverà il gesto dell'obbedienza e della riverenza da parte di una rappresentanza del clero, dei religiosi e del laicato, facendo eco alle parole di Sant'Agostino: a considerare il posto che occupiamo siamo vostri maestri, ma rispetto a quell'unico maestro siamo con voi condiscepoli nella stessa scuola. Portiamo ancora nel cuore la bellezza di quella sera indimenticabile del 14 settembre scorso, allorché nel maestoso scenario di una piazza diventata un'immensa cattedrale, mentre il caldo sole del pomeriggio illuminava come non mai i tesori d'arte contenuti in essa, e il soffio leggero e soave della brezza rendeva amabile lo stare insieme, esultarono quando anche la luna sembrava essersi data appuntamento con i mille e mille cuori trepidanti di santa gioia e umilmente oranti, sentivamo la tentazione di dire, come Pietro sul monte della trasfigurazione, è bello per noi essere qui. Chiesa santa che vivi in Nardò Gallipoli, esulta e gioisci nel Signore. E qui il tuo pastore, segno vivo di Cristo presente ed operato. Vescovo Fernando, sii il benvenuto. Benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Eccellenza Reverendissima Monsignor Alberto Tricarico, Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Pinto, nunzio nelle Filippine, grazie per la vostra presenza. Saluto voi, fratelli del sacerdozio, che avete vissuto con me il lungo tempo della sede vacante, ma che non è mai stato tempo vuoto. Grazie. E grazie a voi, confratelli del Collegio dei Consultori. La vostra presenza è stata preziosa ed insostituibile. Grazie a voi, confratelli, che avete lavorato in questi mesi nella Curia con grande impegno ed assiduità. Saluto Don Pierino Ricuori, vicario generale della Arcidiocesi di Lecce, e i sacerdoti di Lecce qui presenti. Saluto anche i diaconi, i seminaristi, le sorelle claustrali che lei questa mattina, Eccellenza, ha voluto con un gesto molto bello, squisito, salutare le claustrali dei quattro monasteri che non hanno mai fatto mancare la loro preghiera. E saluto le autorità civili e militari chiamate a servire le comunità loro affidate. Grazie della vostra presenza. Grazie ai rappresentanti dell'ambasciata d'Armenia in Italia e della Santa Sede, i rappresentanti dell'Ordine Equestro del Santo Sepolcro. E saluto tutti voi, cari fratelli e sorelle, fedeli laici accorsi da ogni parte per abbracciare il vescovo Fernando.
abbiamo vissuto con commozione e sofferenza l'imprevisto e l'improvviso distacco dal vescovo Domenico San Caliandro, che saluto di cuore in questo momento, e che per 13 anni ha guidato la diocesi. E tuttavia, sin dal primo momento, ci siamo resi pronti ad accettare il nuovo pastore che la provvidenza stava preparando per noi. Sono stati 9 mesi di serena e fiduciosa attesa. Nelle comunità parrocchiali si è pregato pro eligendo il vescovo. Ed ora siamo qui per dire grazie al Signore per il dono e per dire grazie al vescovo Fernando per la disponibilità e lo spirito di fede con cui ha accettato di vivere questa nuova e, son sicuro, meravigliosa avventura. La Chiesa Sorella di Lecce si priva di uno dei suoi figli più preparati e lo dona alla nostra Chiesa locale perché riprende il suo cammino con la guida sicura e illuminata del pastore che è chiamato a riproporre lo stile del pastore bello. È la prima volta che un presbitero della Chiesa di Lecce sale su questa cattedra. Eccellenza, lei conosce già a grandi linee i tratti che caratterizzano la sua nuova diocesi. Si tratta di una chiesa che esprime un clero disponibile a camminare con il suo pastore e un clero ben preparato e sufficientemente numeroso per fare fronte alle tante necessità del mondo di oggi e alle sfide della nuova evangelizzazione. La presenza di un discreto numero di ragazzi e di giovani nei vari seminari permette di guardare con una certa serenità. La presenza di un laicato responsabile è il frutto di una pastorale intelligente ed aperta conseguita nel corso degli anni. Non vorrei però dare l'impressione che tutto fili liscio, come si suol dire. Non ci sono rose senza spine. Sono tanti quelli che fanno fatica a vivere e bussano alle nostre porte. Poco fa il sindaco di Nardò è stato molto chiaro su questo tema. Non sono da considerare un peso, ma una provocazione o addirittura una risorsa. Gesù ci ha detto: vi avrete sempre con voi. Drammatico è il problema della disoccupazione. Le autorità civili, le nostre chiese, attraverso la Caritas, stanno prestando grande attenzione a queste situazioni. Le strutture parrocchiali fanno la loro parte per quel che possono, ma i problemi sono grandi. Una volta si emigrava con le proverbiali valigie di cartone, oggi si emigra con laurea e computer sotto braccio. Occorre stare vicino alla gente. Questo il Santo Padre Francesco raccomandava ai vescovi pugliesi in occasione della visita ad Limina che si è tenuta a Roma dal 13 al 16 maggio ed io che ho avuto la fortuna di partecipare in qualità di amministratore diocesano non dimenticherò mai l'esortazione del vicario di Cristo: siate vicini alla gente. Eccellenza, lei viene tra noi mentre si celebrano i 600 anni da quando questa chiesa è diventata cattedrale e Nardò città, mentre è ancora in corso l'anno della fede e si celebrano i 50 anni del Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium delinea in modo magistrale la figura del vescovo. Ricorda che i vescovi sono legati di Cristo, che nella persona del vescovo è presente Cristo, numero 20-21, e che allora è affidata la missione di insegnare e predicare il Vangelo, l'ufficio di santificare per mezzo dei sacramenti, di governare e fascere il gregge. Nella loro chiesa essi poi sono fondamento di unità.
Certo, verrebbe la voglia di dire: tutto questo fa tremare le vene e i polsi. Eppure il vescovo conosce bene che le paure si superano non già confidando nelle proprie forze. Lo ricordava nella sua splendida omelia l'arcivescovo di Lecce, che saluto con affetto, e nella consapevolezza che colui che lo ha chiamato gli dice: non temere, come ad Abramo, come a Mosè, come ai profeti, come a Maria di Nazareth, non temere. E anche noi questa sera, unendo le nostre voci a quelle del Maestro Divino, vogliamo dirle con amore: non temere, non ti lasceremo solo, e promettiamo collaborazione serena e leale, consapevoli come siamo che la evangelizzazione non è mai opera di un navigatore solitario, ma dell'impegno corale di tutti coloro che si trovano sulla barca, perché tutti insieme si raggiunga il porto. Non temere, Vescovo Fernando, Padre nostro amatissimo. I vescovi devono essere pastori, lo ricordava qualche giorno fa, qualche settimana fa, il Santo Padre in Brasile in occasione della giornata della gioventù. I vescovi devono essere pastori, vicini alla gente, pazienti, misericordiosi, uomini che amano la povertà, uomini che non abbiano psicologia da principi, uomini che non siano ambiziosi e che siano sposi di una chiesa senza stare in attesa di un'altra, uomini capaci di vegliare sul gregge che è stato loro affidato. E poi aggiunge: il posto del vescovo per stare con il suo popolo è triplice: o davanti per indicare il cammino, o nel mezzo per mantenerlo unito e neutralizzare gli sbandamenti, o dietro per evitare che nessuno rimanga indietro. Così Papa Francesco. Del resto, il vescovo è una lampada che brilla, posta sul candelabro per fare luce alla casa. Stare sul candelabro è sempre impegnativo, anzi esigente e scomodo. Alla malinconia triste e smarrita dei nostri tempi si risponde con la semplice gioia del Vangelo, aderendo a Cristo non come ad una idea o a una organizzazione, ma come resa senza condizione a Lui, adorabile ed unico Salvatore. E concludo con un pensiero del nostro Don Tonino Bello, servo di Dio, che dice: se io, cari fratelli, nella fede sono stato inviato a voi a proclamare che Gesù è risorto ed è l'unico Re e Signore, se io, chiamato ad essere vostro vescovo, sono stato incaricato di svegliare l'aurora che già vi dorme nel cuore, chi porterà questo annuncio di speranza agli altri, a quella porzione di popolo che non coincide più con il perimetro della Chiesa, a coloro ai quali i valori cristiani non dicono più nulla? Chi griderà l'urlo di liberazione portatoci da Cristo nel cuore di tanti giovani sbandati che cercano risposte nelle ideologie, nel fascino del nichilismo, nelle allucinazioni della violenza, nel paradiso delle droghe? Dovrò essere solo io, vostro vescovo, ad assumermi questo compito così gravoso? Assolutamente no, ma non perché non ce la faccio, e solo perché questo compito spetta a tutto il popolo di Dio. Tocca a noi allora, popolo tutto intero di battezzati, passare per le strade del mondo e proclamare insieme: coraggio gente, non ti deprimere. Così il nostro dottorino. Il Papa oggi direbbe, come ha ripetuto lei poco fa: non lasciarti rubare la speranza, popolo di Dio. Eccellenza, la diocesi le fa dono del pastorale. È quello? O abbiamo sbagliato? È quello.
la diocesi del patrono del pastorale, che non è segno di potere, ma del compito di guida che un vescovo è chiamato ad esercitare. Ricordo ancora le parole di Monsignor D'Ambrosio, arcivescovo di Reggio, quando le diceva: guiderai la diocesi di Nardò del Tipoli con il bastone del pastore e la inesauribile carica di amore del padre, ascoltando, dialogando, consultando. È un pastorale semplice, secondo lo stile di Francesco, così come lei stesso ci ha suggerito. E allora, buon cammino, vescovo Fernando, con l'aiuto del Signore, con la paterna protezione dei nostri santi protettori Gregorio e Agata, e la benedizione e lo sguardo benedicente di Maria, madre della bellezza, che ci desta dal torpore della pigrizia, dalla meschinità e dal disfattismo, e con gli scossoni salutari di Papa Francesco, buon cammino insieme. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei. Al diletto figlio Fernando Finograna, del pleo dell'Arcidiocesi di Lecce, e fino al presente vicario generale, eletto vescovo di Nardò Gallipoli, salute e apostolica benedizione. Poiché il venerato fratello Domenico Cariandro è stato trasferito alla chiesa arcivescovile di Brindisi Ostuni, e la insigne diocesi di Nardò Gallipoli è rimasta vacante, è ben giusto destinare ad essa un valido pastore. Noi, successore del beato Pietro e padre universale, ascoltata la congregazione per i vescovi, riteniamo te, eletto figlio, fornito delle necessarie doti ed esperto delle realtà sacre, idoneo a guidare quella chiesa. Pertanto, in forza della nostra somma potestà apostolica, ti nominiamo vescovo di Nardò Gallipoli, con i diritti e i doveri inerenti. Permettiamo che tu, nell'osservanza delle norme liturgiche, possa ricevere l'ordinazione da qualsiasi vescovo cattolico, fuori della città di Roma, premessa la professione di fede e il giuramento di fedeltà a noi e ai nostri successori, secondo i sacri canoni e la consuetudine. Disponiamo inoltre che tu informi di queste lettere il clero e il tuo popolo, che esortiamo ad accoglierti con gioia e a rimanere uniti a te. Infine, su di te, diletto figlio, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, invochiamo i copiosi doni dello Spirito Paraclito, perché sostenuto da essi tu possa guidare con diligenza e pietà, e più con le azioni che con le parole, i fedeli a te affidati. La pace di Cristo sia sempre con te e con podesta comunità diocesana a noi carissima. Dato in Roma presso San Pietro il giorno 16 del mese di luglio,
nell'anno del Signore 2013, primo del nostro pontificato. Franciscus, Leonardo Sapienza, protonotario apostolico. Thank you.
presente a tutto il clero e al popolo della Santa Chiesa di Nardò e Gallipoli. Carissimi fratelli e figli, il Papa San Gregorio Magno definisce il governo pastorale come l'arte delle arti e precisa che la potestà di governo la regge bene chi sa con essa erigersi contro le colpe e dominare sui vizi piuttosto che sui fratelli. Consapevole dei miei limiti, ma fiducioso nella bontà del Padre, all'inizio di questa celebrazione eucaristica che inaugura il mio servizio apostolico a questa amata Chiesa di Nardò Gallipoli, volgiamoci tutti insieme a Cristo Signore, che è la misericordia divina in persona. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, abbi pietà di noi.
chiesa pellegrina sulla terra, manifesti la tua chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Concedi a questa tua famiglia raccolta intorno al suo pastore di crescere mediante il Vangelo e l'Eucaristia nella comunione del tuo Spirito, per divenire immagine autentica dell'Assemblea universale del tuo popolo e strumento della presenza del Cristo nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento,
fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A Lui onore e potenza per sempre. Amen. Parola di Dio. Vogliono passare da voi, non possono né
ed i lì possono giungere fino a noi. E quello è dico, allora padre ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma bravo rispose, hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò, no padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi, neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Sì, le figure umane passano,
ma è sempre Gesù, il pastore eterno delle pecore, che attraverso noi sacerdoti, nonostante i nostri limiti e gli ostacoli che talvolta poniamo, continua a rendere tangibile l'amore di Dio verso ciascun uomo. Il mio servizio in mezzo a voi sarà svolto in comunione con voi, con il sostegno dei diaconi e dei consacrati, e sono convinto che grazie alla carità fratella con cui mi avete accolto, non mi farete mancare la vostra sincera e generosa collaborazione. Saluto seppur da lontano le sorelle carmelitane di Gallipoli, San Simone il Mattino e le clarisse di Nardò, presso le quali questa mattina in pellegrinaggio mi sono recato per portare la gratitudine nostra per la loro vita nascosta e offerta a Dio per noi. Il mio sguardo ora si posa su di voi, fratelli e sorelle, speranza della Chiesa, testimoni del Vangelo, a voi seminaristi, giovani, famiglie cristiane, associazioni, confraternite, particolarmente a voi anziani, malati, tutti voi che soffrite del corpo e dello spirito, vi abbraccio, vi benedico. Saluto e prego per loro questa sera le famiglie del settore calzaturiero di Casanova, l'accordo raggiunto pochi giorni fa con il gruppo Filanto, con la seppur parziale erogazione economica a tanti lavoratori e il riavvio alla cassa integrazione rasserena una difficile sepertenza e dona un momento di tranquillità a tante famiglie della diocesi. Auspico una nuova stagione di sviluppo produttivo e occupazionale che dia certezze di ricollocazione lavorativa e conseguentemente non si ricorra più ai soli ammortizzatori sociali che, seppur generando temporaneo sostegno economico, minano alla base la dignità della persona e lo stimolante impegno sociale qual è il lavoro. Ringrazio il Signore invece per la situazione del settore tessile dell'area di Nardò, per la presenza della pista di nuove automobilistiche, per il lavoro e i servizi che sicuramente vanno migliorati nel diffusissimo settore turistico alberghiero della diocesi nei mesi estivi. Torno a rivolgere il mio grato e deferente saluto alle autorità civili e militari, al prefetto di Lecce, al presidente della provincia, al sindaco di Nardò e tutti i sindaci dei comuni della diocesi, a tutte le altre autorità civili e militari, a tutti coloro che sono impegnati nell'amministrazione dei nostri comuni. Sono grato per questa vostra presenza, apprezzo l'opera che svolgete a favore delle nostre popolazioni e vi prometto la mia collaborazione per il bene comune del nostro popolo. Fratelli e sorelle, in questo primo incontro con voi nell'azione suprema dell'Eucarestia non intendo proporre indicazioni pastorali, seguirò il cammino che avete già intrapreso, datevi solo il tempo per sintonizzarvi con voi. Vi chiedo una nuova conversione, un maggiore slancio carico di ottimismo, guardando alla meta che ci attende, la santità. E intendo offrire a voi e a me stesso due riflessioni. La prima: ecco, io vengo per fare la tua volontà, e il mio fiat al Signore. Sono parole che riassumono la missione di Gesù. Gesù viene sulla terra per realizzare il disegno del Padre. Tutta la sua esistenza è animata da questo desiderio. Questo esempio e questo insegnamento devono illuminare la nostra esistenza. Come Gesù, anche noi siamo figli di Dio, chiamati a identificarci con Lui. Nel nostro cuore, nella nostra testa, dobbiamo avere sempre chiara questa santa ambizione, compiere la volontà di Dio nostro Padre. E non basta un desiderio generico perché si compie il suo volere. Non basta ripeterlo nella preghiera del Padre nostro ogni giorno, perché Gesù dice: non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Allora è importante tradurre in opere quello che Dio chiede a ciascuno. Così ha fatto la Madonna. Ha pronunciato il suo fiat e ha perfettamente compiuto la volontà di Dio sempre, in ogni momento, tanto da meritare l'elogio pubblico del suo figlio. Chi è mia madre? Chi fa la volontà del Padre mio? Allora assaporiamo quel fiat sincero, dolce di Maria, che poi si traduce in sacrificio nascosto, silenzioso e quotidiano. Ripetiamolo stasera nel profondo del nostro cuore. Abituiamoci a dire spesso: Signore, lo vuoi tu? Lo voglio anch'io, lo amo. Dal fatto che ci comportiamo come Dio vuole dipendono molte cose. Noi siamo come pietre,
blocchi da costruzione, che si muovono, che sentono, che hanno una volontà totalmente libera dai vincoli. Dio è lo scalpellino che smosse gli spigoli, modellandoci secondo il suo desiderio. Se noi facciamo resistenza e tentiamo di schivare la sua volontà, soffriremo di più, soffriremo inutilmente. E invece di pietre levicate, pronte per edificare il Tempio Santo di Dio, diventeremo un mucchio di forme di ghiaia destinata a essere calpestata. L'adesione alla volontà di Dio è il segreto per essere felici sulla terra. E ne abbiamo molto bisogno per recuperare un po' di serenità nei nostri cuori. Carissimi fratelli e sorelle, il nostro cammino pastorale deve scaturire da un'intensa vita interiore. Si deve collocare nella prospettiva della santità e deve consistere in un intenso e intimo rapporto con Dio, fonte di gioia e di vita. Questa è la volontà di Dio, la nostra santificazione. Certo, il primo requisito che ci viene richiesto è desiderare di compiere questa volontà. Se manca questo requisito, questo desiderio, compare la tiepidezza, perdiamo tensione spirituale, perdiamo di vista la santità, non percepiamo ciò che Dio ci chiede e si aspetta da noi, e il peccato annebbia il nostro cuore. Ci adattiamo a vivere una specie di inquinamento spirituale, subentra una pigrizia che poi ci induce a non complicarci la vita più di tanto. E allora il nostro diventa un volere senza volere. Battiamo la fiacca spirituale, perdiamo lo slancio e non siamo più quelle persone, quei santi che Dio si aspetta da noi. E la seconda riflessione, la prendo dal Vangelo di questa 26ª domenica, ci aiuta l'iconografia di quest'abside. Noi stiamo qua giù sulla terra con una fede debole, con un'esperienza e le conseguenze del peccato, e Dio lo vediamo lassù, lontano, lo sentiamo quasi assente. Facciamo fatica a risolvere le profonde ingiustizie sociali e a vivere autentiche relazioni umane. In alto c'è uno squarcio di cielo, il mondo di Dio pieno di luce, c'è l'assunta, ci sono scene evangeliche del Maccari. Il Vangelo questa sera ha presentato un ricco e un povero Lazzaro, due uomini che vivono in due condizioni sociali opposte. Nulla di nuovo. Oggi c'è la stessa scandalosa disuguaglianza tra le persone, anche all'interno delle nostre comunità, non solo in ambito mondiale. I ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri e emarginati. E una sorta di ipnosi ci impedisce di aprire gli occhi e vedere. Allora interviene la luce del Vangelo per farci rendere conto che la realtà sulla terra è diversa da quella del cielo. Sopra in cielo c'è Abramo con Lazzaro, sottoterra c'è il ricco. La condizione storica dei due personaggi, la nostra condizione sulla terra, non sono definitive. Prima o poi inesorabilmente finiscono. La morte pareggia tutte le esistenze e introduce nella condizione definitiva eterna dove Dio interviene per dare a ciascuno il suo. La nostra vita è una cosa seria. Dio prende sul serio la nostra vicenda terrena. Ci ha detto la parola di Dio nella seconda lettura. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Il Vangelo questa sera ci svela la meta finale della nostra esistenza. San Cipriano scrive: questa sarà la tua gloria, la tua felicità. Essere davanti a Dio, avere l'onore di partecipare alle gioie della salvezza e della luce eterna insieme con Cristo, il Signore tuo Dio. E noi a questa vita siamo stati destinati. Non siamo venuti al mondo per caso o per chissà quale oscura necessità, ma perché Dio ci vuole nella comunione con Lui. Unica condizione è riconoscere Dio come Padre e riconoscere gli altri come fratelli, perché figli dell'unico Padre. E i beni che noi abbiamo sono doni di Dio destinati a tutti noi, Suoi figli, da condividere, perché diventino gioia, fonte di benedizione per tutti.
Se non li condividiamo, diventano maledizione, motivo di guerra e di ingiustizia. E la storia e la cronaca quotidiana testimoniano questa verità. Purtroppo tutti siamo pronti a criticare, ma in fondo questo stile di vita ci piace, lo desideriamo e non stiamo facendo nulla per cambiarlo, per migliorarlo. Noi sogniamo di diventare ricchi per avere la possibilità di affrontare qualsiasi problema. Pensare che noi cristiani invece dovremmo essere sale per dare sapienza di vita, testimoni di uno stile di vita evangelico. Luca nel Vangelo è stato un bravo pittore. Ha dipinto un uomo senza nome, perché il suo nome lo porta firmato sui vestiti. Quest'uomo non mangia per vivere, mangia per godere. E tre pennellate lo definiscono. È un uomo che cerca di apparire, di possedere e di avere prestigio. Poi Luca dipinge un'altra categoria di persone, il povero. Lo dipinge non vestito, ricoperto di piaghe, con il suo nome, Lazzaro, che significa Dio aiuta. Sì, Dio aiuta il povero e attraverso il povero Dio aiuta noi. Ciò che avete fatto ad uno dei miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Dove sta questo povero? Lì gettato davanti alla porta, col desiderio di alcune briciole che il ricco produce pulendosi le mani e poi le getta ai cani. È vestito di porpora e di pisso, per questo non si può sporcare. Invece il povero è il Cristo piagato, che ripugna la vista, quello verso il quale non osiamo alzare lo sguardo. È il povero che vive accanto a noi, nelle nostre comunità, quello che noi facciamo finta di non vedere, e quella parte di umanità che muore di fame. Chi rimette le cose a posto? Chi opera il capovolgimento che vediamo nel Vangelo? Alla fine della vita Dio interviene per dare a ciascuno il suo. Il povero muore, viene liberato da questa condizione malvagia e lui, l'abbandonato, l'espulso fuori dalla porta e condotto nella gloria, nella comunione con Dio, entra nel regno. Il ricco, i cui beni rimangono sulla terra, finisce nella polvere, chiuso nei suoi forzieri, perché lì si è abituato a stare e lì cercava di fare festa e vestiva abiti firmati per esorcizzare la paura di diventare come l'uomo povero. Nei mosaici antichi i santi, soprattutto i martiri, venivano raffigurati con occhi aperti, grandi, meravigliati, perché la morte è il momento della visione delle realtà soprannaturali. Stasera Gesù parla a noi. Egli si è fatto povero per stare accanto al povero e aiutarlo a sperare, a farlo uscire dalle insidie e dagli inganni e vedere dove sta la gloria. Allora apriamo gli occhi per vedere bene il presente, non per spaventarci, ma per imparare a usare ciò che possediamo, per creare un mondo fraterno dove usiamo i beni per condividere e non per emarginare e uccidere. Figlio, tu hai ricevuto i tuoi beni sulla terra, cosa ne hai fatto? Li hai usati per condividerli? Stai usando i tuoi beni per distinguerti, per dominare, per godere, forse per scavare ancora nuovi abissi? È una parabola forte, il destino nelle nostre mani. I poveri non disturbano, salvano. E l'Eucaristia che ogni giorno celebriamo ci ricorda che il sacrificio di Cristo ha abbattuto ogni muro di separazione e vuole riunire l'umanità. E allora iniziamo a scrivere insieme questa nuova pagina della storia. Rinnoviamo la nostra professione di fede capace di incidere nella vita personale, conformandola al progetto di Dio e a incidere nelle nostre relazioni. San Gregorio Armeno, che ha protetto Nardò nel terremoto del 743, Sant'Agata, patrona dell'antica diocesi di Gallipoli, San Giuseppe da Copertino, che ha assaporato la povertà, e poi Sant'Egidio da Taranto, la serva di Dio che ha Isabella d'Amato, Giuseppe Ghezzi, e tanti altri testimoni ci incoraggiano e vogliono convincerci che la fede per sua natura è inseparabile dalla carità, essenza del cristianesimo. Deve essere un punto di onore, fratelli e sorelle della Chiesa di Nardò Gallipoli, il farci carico delle condizioni di vita della gente, dei bisognosi. Non vogliamo essere cristiani di anagrafe o di facciata,
ma di sostanza e di coerenza. Se andiamo a messa la domenica tutti i giorni e se preghiamo, se nelle nostre comunità parrocchiali ci diamo da fare per servire i poveri, lo facciamo per essere sempre più cristiani adulti nella fede. Riaccendiamo la speranza, è il tema di quest'anno pastorale. Infiammiamo il cuore di amore, ricominciamo. Volgiamo lo sguardo al crocifisso, il Cristo nero che sta in mezzo a noi. Gesù sulla croce ha consegnato il suo spirito nelle mani del Padre e gli uomini gli hanno squarciato il costato. Ma quel costato, pieno di amore e di misericordia, è rimasto aperto per riversare in noi il suo spirito vitale e aiutarci a leggere la storia del nostro tempo e proporre come soluzioni dei problemi la via dell'amore. Vuole trasformare i nostri cuori di pietra in cuore di carne, aperti a Dio e ai fratelli. È il dono che Dio vuole fare agli uomini di buona volontà per la sopravvivenza dell'umanità. La Madonna della salute e della cultura, serva del Signore, esempio di carità vissuta, sani le nostre ferite, interceda per noi e ci protegga. E la bellezza di Dio risplenda nel cuore di ciascuno e renda bella la nostra Chiesa, sposa del Signore. Vi abbraccio, confidando nella vostra preghiera e nel vostro affetto. Pertanto, in questo giorno solenne, vogliate insieme con me rinnovare le promesse del battesimo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Sorretti dalla consolante certezza dell'infinita misericordia del Padre, in comunione con Maria, la Madre di Gesù, innalziamo a Lui con fiducia le nostre preghiere. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore, per la Santa Chiesa di Dio. Lo Spirito del Signore risorto la sostenga nell'opera di evangelizzazione e di santificazione di tutti i popoli della terra. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E il nostro Papa Francesco. Lo Spirito del Signore risorto lo guidi nell'esercizio del ministero di Vescovo di Roma e di Pastore della Chiesa Universale. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro Vescovo Fernando. Lo Spirito del Signore risorto lo fortifichi e lo illumini nel servizio alla Chiesa di Dio che è in Ardò Gallipoli. Noi ti preghiamo. Ascoltaci,
per i ragazzi e per i giovani. Lo Spirito del Signore risorto li rafforzi nella fedeltà all'amicizia con Gesù e nel compimento della loro vocazione. Noi ti preghiamo. Lo Spirito del Signore risorto li conduca con la sua luce alla conoscenza della verità, alla conversione del cuore, alla comunione con il Padre. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i poveri e i sofferenti della terra, lo Spirito del Signore risorto doni loro ristoro, consolazione e speranza, anche mediante la carità dei fratelli. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti e gli uomini di buona volontà, lo Spirito del Signore risorto li renda operatori di giustizia e di pace, generosi nella ricerca del bene comune. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la famiglia di Dio oggi qui convocata, lo Spirito del Signore risorto faccia di noi uno strumento del suo amore e della pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Accogli, Padre buono e misericordioso, le suppliche che la Chiesa ti rivolge con gratitudine e confidenza, valendosi dell'intercessione di San Gregorio Armeno, Sant'Agata e San Giuseppe da Copertino, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
e da questa offerta della tua Chiesa fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Tanto i nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, di dare grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, tu hai ricostituito l'unità della famiglia umana disgregata dal peccato, perché il tuo popolo, radunato nel vincolo di amore della Trinità, a lode e gloria della tua multiforme sapienza, formi la Chiesa, corpo di Cristo e tempio vivo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, unite ai cuori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Ricorda il Signore dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i Santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici le grece degli eredi. Santifico, Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla al nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e verane. Alzando gli occhi al cielo, a te
Dio Padre suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace.
anche a noi come ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia. Concedi, Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Cristo nostro Signore e tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e di Cristo, a te, o Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Ordinatamente ci accostiamo al ministro più vicino per ricevere la comunione. Il vescovo e un diacono sui gradini del presbiterio, due diaconi nella navata laterale destra e altri due nella navata laterale sinistra. In piazza ci saranno altri sette diaconi accompagnati dagli scout.
è in piazza fuori. Thank you.
Preghiamo. Fiorisca sempre nella chiesa di Nardò Galico, mio padre, fino alla venuta del Cristo suo sposo, l'integrità della fede, la santità della vita, la devozione autentica e la carità fraterna. Tu che la edifichi incessantemente con la parola e il corpo del tuo figlio, non privarla mai della tua paterna protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vergine Santissima, Madre di Dio e della Chiesa, sul tuo volto splende l'immagine della Chiesa del tuo Figlio. In questa ora di grazia e di intrepidazione affido a te, alla tua materna intercessione, me stesso, il mio ministero episcopale e l'intera e già amata diocesi di Nardò Gallipoli. Vergine pura nella fede, donaci sempre il coraggio della fedeltà totale a Cristo Signore, perché non cediamo alla ricerca di compromessi nella testimonianza del Vangelo. Vergine gioiosa della speranza, ottienici la grazia di valutare ogni cosa con la sapienza di Dio, perché le nostre scelte e le nostre opere contribuiscano a far crescere la nuova umanità che nel tuo grembo ha avuto inizio. Vergine ardente di carità, presente nel cenacolo della Pentecoste, fa che Chiesa di Nardò Gallipoli viva come riflesso della comunione d'amore della Trinità, nella molteplicità e diversità dei carismi, instancabile nel servizio operoso, nell'amore verso i poveri e solerte nella promozione di ogni uomo. A te che doni un volto familiare e umano alla tua Chiesa, chiediamo il dono della gioia di aver incontrato e conosciuto Gesù, nella letizia di appartenerti e nell'esultanza di manifestarlo al mondo intero. Amen. Seduti. Ecco, stiamo per chiudere la celebrazione della presa di possesso da parte del nuovo vescovo della chiesa locale, Santa Chiesa di Dio, che è Nardò Gallipoli. In realtà questo è un linguaggio giuridico. Più che una presa di possesso, è un lasciarsi prendere in carico dal popolo di Dio che è in questo territorio, dalle migliaia di persone che vivono e qui transitano. Un senso di sgomento mi prende. Ora si comincia. Come nel rito del matrimonio, oggi io dico, ti accolgo, Chiesa di Nardò Gallipoli, e ti prometto di essere fedele sempre. Inizia una sfida. Trasformare questo tempo che passa e tutto consuma in un tempo di grazia e di dedizione, con la certezza che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Noi che quotidianamente cerchiamo di afferrare bricioli di felicità e di gioia, alla fine ci convinciamo che dobbiamo lasciarci afferrare da Cristo, lasciarci prendere per mano e condurre dove e come Lui vorrà. Grazie per il dono del pastorale, mi ricorderà che non devo stancarmi nel servire la Chiesa. Rinnovo tutti gli uffici e i ministeri. Col tempo insieme cercheremo la volontà del Signore per il bene della nostra diocesi. E questo è il mio difficile ministero del Vescovo. Avrò bisogno del vostro consiglio discreto, disinteressato, sincero e lungimirante. Avrò bisogno di conoscere le situazioni e le persone e questa sera chiedo al Signore l'intelligenza del cuore. A voi, fratelli sacerdoti, chiedo di rinnovare con me la fedeltà a questa bella chiesa di Nardò Gallipoli, alle nostre parrocchie, alle persone che il Signore ci ha affidato, alle quali noi apparteniamo. Continuiamo a vivere, a credere, ad amare, a servire nella dura realtà quotidiana le nostre popolazioni. Non lasciamoci togliere la speranza, non lasciamoci scoraggiare dall'opacità e dalla complessa realtà del nostro tempo. È vero che le persone spesso ci cercano per avere beni materiali, non perché siamo preti, ma siamo sempre lievito che fermenta e seme che marcisce per una nuova umanità. Il Signore ci accompagni e ci benedica.
Ringrazio soprattutto malati e anziani che, non potendo partecipare a questa liturgia solenne, hanno seguito attraverso Teleonda e gli altri mezzi di comunicazione. Allo stesso modo ringrazio quanti mi hanno fatto pervenire messaggi augurali. Ringrazio per la loro presenza il Presidente della Provincia e tutti i sindaci dei comuni della Diocesi, tutte le autorità civili e militari. A voi confermo nuovamente tutta la mia stima e la riconoscenza per il lavoro che egregiamente svolgete, con l'augurio di poter ancora più andare incontro al bene dei nostri paesi. Esprimo vivo ringraziamento agli ambasciatori di Armenia presso l'Italia e la Santa Sede, oggi qui presenti, per sottolineare nuovamente il legame che unisce la città di Nardò al popolo armeno nel comune ricordo di San Gregorio. E un pensiero grato per la presenza, la vicinanza e la preghiera a Monsignor Giuseppe Pinto, compagno di scuola, arcivescovo e nunzio nelle Filippine, Monsignor Alberto Tricarico, Giannunzio Apostolico, i Cavalieri di Santo Sepolcro. Saluto i fedeli e i sacerdoti della Chiesa di Lecce che hanno voluto essere presenti. Il primo amore non si può mai dimenticare, come non potrò mai dimenticare l'amato pastore di Lecce, Monsignor D'Ambrosio, e il fratello stimato vescovo, Monsignor Cagliando. Voi, fratelli tutti di Nardò Gallipoli, verrò presto a incontrarvi nelle parrocchie e potrò salutarvi a uno, ciò che stasera non sarà possibile. Papa Francesco, mi ha detto di avere sempre misericordia. Vogliamo essere una Chiesa intraprendente, creativa, che lasci traccia della società dove siamo chiamati a vivere. Quest'ultima parola consentitevi per Papa Francesco, il Signore lo custodisca, possa essere per tanto tempo punto di riferimento per il mondo, testimone innamorato di Cristo risorto. E grazie a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questa giornata, l'ufficio liturgico diocesano, i ragazzi del seminario maggiore e minore, il coro della parrocchia Sant'Antonio di Padova in Marabita, il comune di Nardò, il corpo di polizia municipale di Nardò, gli scout, la CR, la protezione civile, la misericordia di Neviano e quanti in silenzio hanno dato la loro competenza e il tempo per questa solenne celebrazione. Chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno. Buonasera a tutti e Dio vi benedica. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.